Sto bene io. Peccato, sai cosa? No, peccato che minchia, può essere che non ti inchiodi più come l'altra volta sei inchiodato proprio bene. Sì. cioè impari divertendo, sono scoordinato. Non so se posso centrare. Minchia. Sì. Ma a muoverti. Sì, boh, a scalare. Cioè, nel senso, tipo, boh, le rincorse. Sono la persona più scoordinata. I lanci. Quante rincorse fai? All'anno. No, sì, a parte quello, ma poi, sulla roccia, voglio dire. No, nessuna. Esisterà un blocco di rincorse. Veramente? Ah, vabbè, c'è. A Block a Castle Hill in Nuova Zelanda. Ah, no, non lo conosco. Minchia, pazzesco, sì, quello. Vabbè, ma non c'è anche Karma a Fontainebleau? Karma, sì. No, però è proprio senza rincorsa. Invece quello lì c'è proprio la rampona. È fighissimo. Sì, eh? Sì. Da quanto scali? Allora, scalo più o meno da quando ho aperto la palestra, direi. Quindi, 7-8 anni giù di lì. Una roba del genere. Da quando ho aperto la palestra, questa palestra, la Boulder Factory. Diciamo, perché poi magari sembra che... Menzioniamo il nome. Esatto. Cioè, adesso comunque ti si può definire, come dire, uno scalatore, benché tu sia specializzato nel Boulder, sicuramente, comunque sei... abbastanza, cioè sei completo, no? Comunque sai il fatto tuo nell'ambito arrampicatorio, cioè comunque, no? Sì, più o meno. Beh, sì, sicuramente avrai anche ancora da imparare, perché non si finisce mai di imparare, però dai, comunque stai comunque avendo un percorso. Più sul boulder sulle vie, ma perché alla fine le vie non le faccio tanto. Ma perché non le fai? Il tempo, principalmente il tempo, perché alla fine, poi vabbè, il fatto che mi schiodo un po' di meno anche mi... Ma magari un gatto che si morde la coda, nel senso, andando meno, ti schiodi meno. Sì, esatto. Però poi soprattutto per il tempo, direi. Ma tempo? Tempo ma materiale. Università? Sì, legato all'università, legato a comunque la vita normale anche. Perché comunque se devi andare a finale, devi partire al mattino... Sì. Poi comunque sei in due, ti devi far sicura, aspetti l'altro, cambi settore, vai di qua dove ci sono le vie per questi, vai di là dove ci sono le vie per gli altri, alla fine c'è un po' più dispendioso a livello di tempo. Invece il boulder puoi andare anche da solo, mezza giornata, due ore, vai lì, butti il materasso, provi e poi te ne vai a casa. Beh, questo però dimostra un po' l'attitudine di una persona, no? Cioè, perché a molti, cioè comunque chi è appassionato di falese, di qua, è proprio... l'idea di legarsi, di imbragarsi, sì, esatto. Quella macchinosità, quella che tu chiami tra virgolette perdita di tempo, in realtà è un piacere, quindi probabilmente è proprio la tua attitudine, il fatto di andare a provare dei passaggi che siano più brevi forse, esatto, anche quella cosa lì sulle vie molte volte mi senti in gabbia. Sì, boh, dopo un po' mi rompo, magari... Cioè, puoi pensare di non riuscire a fare quel determinato passaggio perché sono disato, mi dà fastidio. Cioè, sì, è vero. Magari, cazzo, a singoli ce la farei tranquillamente, poi da ghisato non riesco e mi... Secondo me alla fine la scalata con la corda è più un... Scusa, aspetta. Intanto mi deve venire il termine. Più... No, scusa, mi hanno chiamato, mi vedrava in culo. Il lavoro sulle vie è sicuramente più... Secondo me il boulder è più di impatto, nel senso che va bene, puoi lavorare un passaggio, ci puoi mettere il tempo che vuoi, però l'energia sono quelle che hai e boom, cioè nel senso dai tutto subito. Invece sulle vie, ecco il termine giusto, è una questione più di gestione e secondo me è molto più difficile gestire rispetto che essere forti e basta, nel senso avere la forza, tu dici, per il passaggio. Nel breve termine io do tutto, ho tutte quello le energie, che ho, esatto. E le do tutte. Esatto. Non so se sia traducibile così in modo semplice, cioè comunque ci va una gestione anche nel dare delle energie tutte subito. Sì. O no? Però boh, nel boulder alla fine secondo me più, allora diciamo che è una gestione più esplosiva alla fine, una gestione più veloce, perché alla fine se scali efficientemente, quindi con le mani e i piedi giusti, però velocemente
alla fine ti ritrovi in cima che quasi non hai faticato. Sì, sì. Invece sulle vie è un po' più difficile, perché comunque devi saper correre, ma poi a un certo punto fermarti e recuperare. Vero. E quindi secondo me è un lavoro più di gestione, ma molto più di gestione. No, è vero, però come dire, spezzo una lancia a favore un po' di entrambe le discipline, no? Esatto. Cioè, tu parli così perché hai un po' meno forse la gestione del lungo periodo, della lunga arrampicata intesa come resistenza, grande resistenza, però chi non ha, come dire, quelle risorse da sfruttare tutte subito nel boulder ha l'altrettanta frustrazione di non riuscire manco a fare un movimento. Cioè, è vero, alla fine, sia da una parte che dall'altra, ma questo è per rendere giustizia un po' a tutte le discipline dell'arrampicata, che poi di fatto sono difficili sempre, no? Sì, tutte. Semplicemente dipende un po', forse è più un approccio mentale che parte da subito e poi si sviluppa col tempo, Sì. Poi secondo me comunque alla fine basta, cioè, trovare un qualcosa che ti diverte, esatto, che ti motivi, e alla poi fine lo sviluppi. Sì. Comunque anche una via dietro. Se ti piace, vuoi provare quella, te la lavori, piano piano poi comunque metti su anche la resistenza o comunque quella gestione più sul lungo. Qual è il blocco che hai provato di più? Forse, non so, se la battono un po', Tai Lung e Nem. Tai Lung e Nem, che sono due passaggi di varazze. Esatto. Uno di 8 a più, Tai Lung di 8 a più. Esatto, e l'altro Nem di 8 più. B più. E due gradi assolutamente diversi. Sì, entrambi liberati da corda, Christian Core. E entrambi ti hanno reso la vita difficile perché li hai provati tanto. Sì. Comunque, questo per dire che comunque sei dovuto ritornare più volte, e lo stesso tempo che hai impiegato per andare a provare questi passaggi avresti potuto impiegarli per via. Cioè, è quello che voglio dire. Sì. Poi di fatto probabilmente andare a provare Nem a Lilliput piuttosto che appunto... Sì, fai prima di andare a finale. Sì, a fare, cioè, quindi tempo, tra l'altro, esatto, io mi ricordo la strada che facevi per andare, facevi un sentiero senza senso, a Seuse probabilmente camminavi meno. Sì. E ci sei anche andato alle 5 del mattino, quindi voglio dire, dai. Il tempo è un po' tutto relativo. Sì, sicuramente un'attitudine che è più specialistica, cioè specifica per quello che fai, ma fai bene perché lo fai bene. Ed è giusto che tu continui a coltivare. Poi comunque sulle vie bisogna anche, cioè, trovarsi un po' il compagno, perché alla fine, farsi fare sicura da tutti non riesci a rendere nello tu, stesso tu, però magari io. Altri esatto, sì. Esatto, io nel mio caso ho conosciuto tanti scalatori che chi è che mi fa sicura? Sì, tranquillissimo. L'importante era andare su, attitudine, come sempre. Però è bello vedere tutte queste varie differenze. Sì. Sei venuta a conoscenza della scalata in modo casuale, credo. Sì, più o meno. C'era appunto il papà di mio cugino, che lui scalava da giovane. Poi ha sentito che apriva questa palestra a Bolzaneto di nome Boulder Factory. e niente, poi mi ha imbarcato, ho provato e mi è piaciuto alla fine. Successivamente, ai primi periodi, c'è qualche scalatore che ti ha ispirato? In generale? Sì. All'inizio te. All'inizio, appena ho iniziato a scalare te. Te lo giuro, proprio io... i primi periodi te, poi beh, Mauro non di sicuro. Poi... Mauro, non ho capito, poi? Mauro di sicuro. Mauro Calibani. Sì, Mauro. E poi, sì, alla fine voi due direi. Sì, anche Gabri. Mi sento abbastanza lusingato perché, voglio dire, cioè, no, beh, però grazie sicuramente. Sì. Poi direi anche Gabri. Non so cosa dire perché... Vorrei spiegare che non mi tengo un c***o in realtà, perché poi sembra che... No, sto scherzando. No, però sì, sicuramente per uno che inizia... Sì, io mi ricordo che ti allenavi, provavi questi blocchi super difficili, e io ti guardavo e dicevo, mica figata, anche io vorrei diventare così. No, ci sta. Poi direi che hai ben superato le aspettative, però sì, Mauro e Gabriele Moroni. Sì. Mauro alla fine me l'hai presentato tu, comunque vedendolo scalare appunto mi ha ispirato un sacco, e poi di nuovo un sacco di volte che magari andava più il periodo che facevo le gare,
che magari andavamo, era andata ad Innsbruck oppure in palestra a Milano, così, e ci allenavamo tutti assieme, che c'erano Anto, Lore, Andrea Zanone, Gabriel, e fra tutti, cioè in verità mi motivavano tutti, però in particolare lui, perché era, diciamo, quello che si muoveva più tecnicamente alla fine. Sì, sì, che poi in realtà, cioè, comunque ha uno stile molto particolare, secondo me. Particolare, forse unico. Sì, 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 sì. Forse sì. Più, come dire, legato al vecchio stile di arrampicata. Sì, però comunque è molto tecnico. Cioè, sì, non è che ciappa e tira, è proprio strano. Poi in realtà le tira come un fosse nato. Esatto. E quello è il punto, che le tira talmente tanto che non te ne fa accorgere. Dici, ma cazzo, ma com'è possibile che sembra che non usi la forza per... Però in realtà è una forza estrema, sì. Perché la lega talmente tanto alla sua leggerezza, alla sua movenza tecnica, che ti fa rimanere a bocca aperta, effettivamente sì. Però farsi ispirare da certi personaggi significa anche capirli, perché non è da tutti comunque capire quello che fanno. Cioè è un po' come dire Ondra, io non so quante persone capiscano veramente che cosa, anche Stefano per dire, no? Non so quante persone capiscano veramente, ma io mi ci metto in mezzo, quello che significa fare certe cose. E quindi comunque già intuire, capire, entrare nell'ottica di dire, cazzo, è talmente, non già, perché già riconosci lo stile diverso di scalata, già riconosci il tipo di tecnica, di raffinatezza, comunque è già una lettura visiva che va un po' al di là, no? Quindi, comunque, secondo me alla fine è molto utile comunque guardare gli altri, bravo. Si impara un sacco. E gare ne hai fatte? Gare diciamo che per 1/2 anni, un anno, 2 anni, alla fine che andavo con Lore ci motivavamo a vicenda. Lore, cioè, Malatesta. Lore Malatesta, devo mettere. Certo. Lore Malatesta e... appunto ci allenavamo, andavamo sempre assieme, comunque andavamo a Milano o in altre palestre, così. Poi è andata un po' a scemare la cosa, perché appunto mi ero messo a provare NEM e allora lì ero solo motivato su quello, ero molto concentrato su quello, quindi ho tralasciato più l'aspetto delle gare. Poi c'è stato il Covid brillato tutto. Già sarebbe fantastico rientrare in semifinale, ma poi, cioè, alla fine io mi ricordo che mi motivavo molto dal livello che c'era in quella specifica gara, perché mi ricordo che una delle mie prime gare, appunto, il livello era abbastanza basso, non c'erano i fortoni, ed ero riuscito a entrare in semifinale e mi ero piazzato, non mi ricordo, 17esimo, 16esimo, giù di lì. Poi invece la gara dopo, che era a Milano, c'erano tutti forti ed ero riuscito a entrare in semifinale. Lì ero gasatissimo proprio, perché comunque vedevo che davanti a me... Parliamo di Coppa Italia. Coppa Italia, esatto. Sì. Davanti a me c'erano tutti quelli più forti e vabbè, nonostante la semifinale fosse andata male, però è stata la gara... Entrato. Ma dov'è che eri? Dov'è che eri? Al Rockspot. A Rockspot? Sì. Non ricordo quanto... Sì, buono, tipo una seconda o terza gara, non mi... forse quarta, non mi ricordo. Beh, sicuramente, dai, è indubbio che potresti dare tanto, cioè io comunque ti conosco e posso, come dire, dare un giudizio abbastanza di parte, però è oggettivo. Boh, non lo so che cosa cambia effettivamente poi rispetto... Allora, molto probabilmente, perché poi abbiamo parlato con Lore Malatesta, a cui ho fatto l'intervista l'altra volta, e lui appunto ha preso te come esempio rispetto al provare tanto un blocco sulla roccia. Lui diceva che per lui sarebbe impossibile provare così tanto un blocco, comunque motivarsi così tanto dietro una cosa che rimane sempre uguale, rispetto invece a una gara che cambia tutte le volte e ti crea uno stimolo. Quindi proprio magari è l'esatto opposto da parte tua, l'idea di o di non trovare sempre la stessa cosa, oppure di trovare magari gente diversa, cioè ti fa perdere un po' il riferimento dal quale tu riesci a ricavare un po' di motivazione. Non lo so. In verità non tanto quello, cioè in parte anche quello, perché comunque la domanda poi sostanzialmente è: perché vai male in gara? Eppure, e poi arrivo alla domanda, quella che ti voglio fare, no? Perché è poi abbastanza legata. Però com'è possibile, te la preannuncio adesso, com'è possibile, tu stai provando Joya Sit, che è uno dei blocchi più duri. Sì, uno dei blocchi più duri del mondo. Ci sei anche vicino a farlo, e poi me ne parlerai tra poco.
Però com'è possibile che uno che prova Jair Seat, che ha pochissime ripetizioni, non raggiunga la semifinale? Ma non perché, cioè, non prenderla come una critica. Sì. Semplicemente voglio capire dove sta l'inghippo, capito? Secondo me, cioè, è proprio diverso, è completamente diverso, perché comunque in gara hai, adesso non mi ricordo in qualifica, 5 tentativi, una roba del genere. Sì, in qualifica mi sa che hai 5 tentativi. E comunque più fai velocemente il blocco, meglio è. Quindi alla fine conta essere subito, cioè capire subito il blocco come va fatto. Bisogna essere più efficaci subito, no? Perché comunque hai pochi tentativi e quindi devi fare il blocco flash alla fine. E comunque fare il blocco flash è uno stile di scalata completamente diverso da provare i blocchi. Infatti secondo me su questo stile io non sono per niente forte, perché comunque... Ma sullo stile flash? Esatto. Cioè qualche blocco flash l'ho fatto, però non tantissimi. E quindi un po' è per quello, poi un po' è perché comunque i blocchi gara sono completamente diversi da quelli sulla roccia, perché quelli sulla roccia alla fine sono da tirare, comunque tacche, pinze, svasi, invece in gare magari ci trovi la corsa o il lancio, o i volumi, la placca appoggiata, un po' più di sensazione così. E poi di nuovo un altro aspetto che secondo me è da considerare è anche la pelle. Perché comunque se vai fuori e stai fuori hai un certo tipo, magari c'è il vento, c'è secco e quindi hai la pelle molto secca che non ti suda eccetera. Invece nelle palestre comunque poi di solito ci sono un sacco di partecipanti, tendi più ad avere la pelle che ti suda, no? C'è sempre umido, tu dici, in palestra. Sì, no, boh, non è che c'è sempre umido, però mi suda di più la pelle. Alla fine della favola stai provando Gioia, no? Che è considerato, per fama, considerato il blocco, uno dei blocchi più duri del mondo. Cioè, cosa rappresenta per te questo passaggio? Allora, a parte la storia che c'è dietro, comunque la difficoltà, eccetera, per me alla fine, diciamo che è un passaggio come tutti gli altri a livello di, non di impegno, ma di stimolo, diciamo. E perché ovviamente l'impegno è molto maggiore e niente, sarebbe molto bello realizzarlo. Dicevi che non è uno dei più bei passaggi che hai fatto. Ah, no. No. Ma per una questione di cosa? Perché? Perché alla fine, no, va bene, i movimenti sono belli, però alla fine... Beh, molto atletico, sì, dai. Sì, è molto atletico. Pensare di riuscire a farli. Sì, comunque... sì, alla fine è un pannello. È un po' come fare moonboard, poi comunque i movimenti sono molto belli. Sì. Però comunque ci sono passaggi più belli, perché comunque le prese, diciamo, non sono così fighe, sono tacche, però cioè sono un pelo consumate. Poi comunque non hanno più magari tanto grip, mentre ci sono altri passaggi che oltre alle prese belle hanno magari i movimenti molto belli, la forma del sasso. Forse lascia meno spazio all'interpretazione della roccia, cioè è molto matematico. Esatto, no? Cioè, o fai quelle robe lì, oppure non è che c'hai i trucchi, non c'è inganno. Ma in verità, vabbè, come lo provo io, un pochino il trucco c'è, però... Sì. Vabbè, sì, forse sì. Sì, è un po'... È un passaggio classico, è un passaggio particolare, sì. Però comunque è molto bello, è stimolante. Quindi non la vedi come una sorta di tappa definitiva, no? Cioè potresti tappa definitiva no, anche perché dopo questo passaggio mi piacerebbe comunque, cioè avere Varazze vicino a casa mi permette di provare blocchi al limite e con questo blocco, diciamo... più o meno quelli classici li ho un pochino finiti tutti, quindi mi piacerebbe dopo questo blocco allenarmi ancora di più e magari allenarmi su stili nei quali non sono forte, quindi cercare di colmare un po' i miei difetti. Tipo? Quindi passaggi fisici, lanci, Tonino placche, 78. Tonino 78, esatto. Però sei spaccata una presa. Però vabbè, provarlo... Sarebbe bello riliberarlo. Quello è comunque un'altra storia, cioè, ma non un'altra storia riguardo, proprio un altro stile. Sì, è un altro stile, un altro passaggio e sì, è completamente sarebbe quasi diverso. Ripartire quasi da zero, quello assolutamente. Scala... Questa domanda non gliela posso fare. Secondo te,
Io te la faccio per una seconda. È meglio avere la fidanzata che scala o la fidanzata che non scala? Secondo me che non scala, ma scala qualche volta. Tipo la tua? Tipo la mia. Perché comunque se scala, cioè se scala deve avere anche lei il suo tempo, ovviamente, perché anche lei ha i suoi obiettivi, e secondo me spinge molto di più rispetto a una che scala ogni tanto, che gli fa piacere scalare ogni tanto, che comunque anche la Benedetta ha i suoi obiettivi, però... Ma, cioè nel senso, lei è molto più scialla rispetto, secondo me, a una ragazza che magari scala proprio di sport e vuole, ok, no, adesso scalo io, punto. Allora, dai dei consigli adesso a chi vorrebbe iniziare. Drogarsi forte, bere tante birre. No, boh, vabbè. Allora, il consiglio che vi darei è di divertirvi innanzitutto e cercare di formare un gruppo dove appunto potete condividere la vostra passione e cercare appunto di imparare dagli altri le movenze, l'utilizzo dei piedi, e cercare di motivarvi e di divertirvi. Bomba.